Foggia, come è fatto? Rotoli per pianola meccanica. È un po' come avere Mozart in lattina. Il primo sistema per far suonare un pianoforte senza pianista fu inventato nel 1895. Veniva posto davanti alla tastiera e delle dita meccaniche battevano sui tasti. A guidarle era un rotolo di carta perforata. All'inizio del Novecento si decise di incorporare il rotolo all'interno del piano. L'epoca d'oro della pianola meccanica si chiuse con gli anni 30, eppure ne esistono ancora parecchie, quindi c'è sempre mercato per chi produce i rotoli con le partiture. Il sistema originale di fabbricazione partiva da un vero pianoforte. Mentre il pianista suonava, ogni tasto premuto azionava una valvola pneumatica che premeva l'asta corrispondente su un rotolo rivestito di carta carbone. Poi il rotolo forato era usato come matrice. Il metodo moderno si basa su una tastiera elettronica e un computer. Il musicista suona e il computer converte le note in dati. Il programma elabora i dati che sono poi caricati su un computer collegato ad una macchina che perfora i rulli. Ne può produrre anche 18 simultaneamente. Come le sue antenate, la moderna macchina perforatrice ha una valvola pneumatica per ogni tasto del pianoforte. Quando il computer suona una certa nota, la valvola aziona un punzone d'acciaio forando la carta che gli scorre sotto. Una linea corrisponde ad una nota lunga. La musica è fatta però soprattutto di accordi e in questi casi la macchina vibra tutta quando deve fare più fori contemporaneamente. A perforazione ultimata la carta viene tagliata e si attacca un'etichetta temporanea con il titolo della partitura. Nel caso che si tratti di canzoni, le parole sono scritte sul rotolo in modo da poter cantare mentre va la musica. Si comincia realizzando uno stencil per il testo. Collocare le parole non è semplice perché devono essere sincronizzate con le note. Lo stencil va in una stampatrice che vi imprime il testo con un rullo inchiostrato. La carta passa quindi in un altro reparto dove imprimono un timbro con il titolo e altre informazioni. Poi l'estremità del foglio è tagliata a punta. Nel frattempo, degli occhielli di ottone sono inseriti in una striscia di polietilene con il retro adesivo. Una pressa taglia tutto intorno all'occhiello, ricavando una targhetta. Una di queste targhette è attaccata in punta ad ogni foglio e servirà ad agganciare il rotolo al meccanismo della pianola. Un pizzico di amido viene sparso sull'adesivo esposto per evitare che i fogli si attacchino tra loro. L'ultimo atto è arrotolare i rotoli. Sono avvolti intorno ad una bobina di cartone che ha una flangia di plastica ad ogni estremità. Quando il rullo è caricato nella pianola, le flange vanno su dei sostegni. Poi si attacca la targhetta ad una spoletta che tira il foglio nel meccanismo. Ogni rotolo è chiuso da un elastico, quindi riposto nella sua custodia. Una macchina chiude la scatola con fogli di cartone decorato e sagomato e ve li incolla. Il tocco finale, un adesivo con il titolo della partitura. Quando il rotolo gira nella pianola meccanica, l'aria passa attraverso i fori, azionando le valvole pneumatiche corrispondenti. Ognuna preme quindi sul suo tasto.
Questa azienda produce i suoi rotoli attingendo da un repertorio di oltre 4.500 pezzi diversi, dalle melodie classiche ai più recenti successi. Ma questa non credo che sia arrivata nella top 10.